Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per la via di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Da Furore a Sarabanda, passando per Buona la Prima e Cultura Moderna, questa stagione televisiva è stata all'insegna dei programmi vintage, ripescati dai palinsesti di 10 o 20 anni fa riproposti con nuove puntate. Cosa spinge secondo lei i dirigenti televisivi a fare questa scelta? Trattasi di usato sicuro o di mancanza di fantasie alternative? Usato sicuro può anche essere, ma soprattutto per i costi che sono magari sì, validi, oppure semplicemente perché i costi attuali nell'altra merce è costoso e non vale niente, insomma. Usato sicuro. E come mai fanno questa scelta, quindi usato sicuro? Perché le idee che c'erano erano valide. Ma io guardo, preferisco quelli vecchi. Io non so, adesso voi altri non so cosa voglio dire, ma io preferisco quelli vecchi. Tra i programmi del passato e che attualmente non sono in onda, quale vorrebbe rivedere in TV? Che vorrei rivedere certamente sempre sono i programmi di Fazio, perché mi piace molto il metodo, il modo di presentare i personaggi e la conoscenza di tante cose, prodotti, libri, film. Fatti bene, insomma, anche le interviste ai politici non sono macabre. Quindi Fabio Fazio, che comunque è in onda, lei. Da io spero, visto che le situazioni non si sa come vanno. Che venga riproposto anche nella prossima stagione. Adesso è quello di Costanzo, però lo stanno facendo ancora, forse. L'hanno riproposto in quest'ultima stagione, anche quello. Quindi comunque lei spera che Maurizio Costanzo Show torni anche dopo l'estate. Sì. Pistoleri. Ah, I film, quei film. Film lì dei pistoleri. Anche Totò, se c'è ancora, voglio vedere benissimo.